Prima della intro vorrei chiedervi pubblicamente scusa per il pessimo commento delle clip di Destiny della scorsa settimana. Potete capire benissimo, lo spero, che sapere tutto di tutti i giochi è molto difficile. Io sono un noob su Destiny, non ho mai giocato, non ho mai commentato e non ho mai neanche visto una clip di Destiny o un gameplay, perché non mi piace come tipologia di gioco. Quindi spero che mi scuserete per quel brutto commento e cercherò di migliorare il più possibile, il più velocemente possibile. Detto questo, peace and love, ragazzi, baci. E tanto guagna per tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Mr. Yuke e siamo arrivati alla quarta puntata delle Top 5 Fan Clip. Vi ricordo come sempre che potete votare la vostra clip preferita qui sul sondaggio in alto a destra. Lasciate da subito tantissimi like, tantissimi pollicioni in su, cerchiamo di arrivare almeno a 2000, 3000 se ci riusciamo. Mamma mia, se ci riusciamo a 3000 ragazzi, vi amo tutti, vi vengo a prendere a casa e vi regalo un biscotto. Niente ragazzi, passiamo direttamente ad analizzare le clip di questa settimana. In quinta posizione abbiamo Galaxy Pain 09, che ci porta su Call of Duty Infinite Warfare sul remake della mappa Terminal. Esegue la strage con il cecchino che è l'EBR 800. Un po' facilitata questa feed perché il cecchino spara 3 colpi alla volta, quindi per questo dobbiamo dargli, diciamo, un punto in meno. Ma comunque buona, buonissima feed per il nostro Galaxy Pain 09, che segue 9 kill di fila. Andiamo avanti con la quarta posizione, dove Solda ci porta un ace su Rainbow Six Siege. Qui lancia C4 ed esegue una doppia uccisione, siamo 2 contro 3. Uccide anche il terzo nemico, siamo 1 contro 2 perché anche il compagno viene ucciso. Controlla un po' dove siano gli ultimi due nemici, li vede e li fa fuori in un batter d'occhio. E in terza posizione saliamo sul podio, dove Dolk ci porta su Battlefield 1 con una fantastica feed con il cecchino, ragazzi, neanche senza il mirino telescopico. Guardate un po' che strage esegue il nostro Dolk. Davvero, davvero complimentoni, perché giocando a Battlefield 1 riconosco veramente la difficoltà di eseguire una feed del genere. Passiamo alla seconda posizione con X-Speed, che ci porta di nuovo su Rainbow Six Siege con un full team con solo pistola. In questa clip lui mi ha detto che sta usando la pistola più scarsa del gioco. Io qui alzo le mani perché, non avendo mai giocato a Rainbow Six Siege, non conosco le armi, quindi non posso dire se è veramente la pistola più scarsa del gioco. Quindi sarete voi, per piacere, a dirmi nei commenti se è veramente l'arma più scarsa del gioco, in questo caso la pistola più scarsa del gioco, perché se così fosse, ancora più complimenti al nostro X-Speed, che segue un fantastico full team, come possiamo vedere. Qui siamo già in una situazione di 4 contro 3, ha già ucciso due nemici, uccide anche il terzo, siamo in 3 contro 2, intanto un altro compagno viene ucciso, ricarica, se la gestisce molto bene in questa posizione, vede anche il secondo nemico che non lo vede comunque, 3 contro 1, manca l'ultimo, lo vede in questo momento, li spara e si porta a casa il round. Medaglia d'oro, prima posizione per ZTOM11, che segue una feed incredibile! Con il Barrett su Modern Warfare Remastered, ragazzi, che strage, già ne ho uccisi 3, ma guardate adesso, 1, 2, 3, triple feed, quad feed, mamma mia, peccato che è stata splittata, 5 man off screen, peccato che è stata splittata ragazzi, altrimenti sarebbe stata una bomba incredibile. La vincitrice dello scorso episodio è invece The Rector, che ci porta un clutch 1v4 in 20 secondi, l'avete votata in tantissimi, più del 70% di voi hanno votato questa clip, quindi mi fa molto piacere, anche perché votate anche su Facebook in tanti le clip di Rainbow Six Siege, perché vuol dire che è un gioco che vi piace e questo mi fa molto piacere, quindi godetevi questo clutch 1v4 di The Rector. Qui ragazzi abbiamo qualcosa di epico, perché Randellone ci porta un funny moments su Dead Island. Avete visto, qui si avvicina ad una palma che lo porta su e lo ributta giù, lo uccide. Ma non è tutto, perché respawna, vede il nemico e niente, qui inizia una serie di calci, su altri calci. Ragazzi, il nemico è immortale. Se voi sentiste l'audio vi scompiscerete la risata, perché lui dice non muore, non muore, urla, impreca con il suo amico perché questo qui non muore, e proprio come ciliegina sulla torta per farlo incazzare, che fa? Il nemico lo uccide. Incredibile ragazzi, che clip. E mori! Madonna ragazzi, è mortale, immortale! Cammina calci!
Sarebbe d'audio, Ale. Bene ragazzi, con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per la visione, vi ricordo, se non avete già fatto lasciate tantissimi like e un commento per farmi capire cosa avete apprezzato, cosa non avete apprezzato di questa top. Ricordo sempre che il link per inviare le clip è qui sotto in descrizione e trovate anche il mio link per seguirmi su Instagram se volete, se avete piacere, se avete voglia, se avete tutto quello che vi pare. Ragazzi, appuntamento ogni giorno alle 14 sulla pagina Facebook e lunedì prossimo per una nuova puntata delle Top 5. Qui da Mysterio è tutto ragazzi, noi ci vediamo con un prossimo video. Tanto buoni per tutti, ciao!